Respiro Vita, la prima associazione aretina per i pazienti con malattie pneumologiche, nata 5 anni fa, ha donato 5.000 euro al reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, che vede a capo il dottor Raffaele Scala, impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Respiro Vita, ecco, è un'associazione che è nata 5 anni fa e supporta in maniera attiva, diciamo, il nostro reparto, sia per quanto riguarda l'attrezzatura, sia per quanto riguarda, diciamo, il supporto per la ricerca, diciamo, nell'ambito delle malattie respiratorie. In questo momento molto difficile, che vede la pneumologia in prima linea nella battaglia contro la grave pandemia da Covid, unitamente alla gestione dei pazienti non Covid, che necessitano sempre di continue cure. Quindi certamente sapere che c'è vicino un'associazione per noi è un punto certamente di forza, è un punto, diciamo, anche di orgoglio, lasciatecelo anche dire. Volevo anche aggiungere, quindi come ho già detto altre volte, quindi tranquillizzare anche i tanti cittadini che purtroppo soffrono di patologie respiratorie croniche, che anche in questo momento, in questi mesi in cui l'ospedale di San Donato di Arezzo è un ospedale Covid, noi abbiamo sempre aperta l'area dell'UTIP, l'unità di terapia intensiva pneumologica, un'area salvavita per pazienti che hanno criticità non collegate al Covid, che è costantemente in attività con la sua equipe esperta medico-infermieristica e OSS, quindi di fronte anche a questa ulteriore, diciamo necessità, ulteriore urgenza. Ecco. Non mi rimane altro che ringraziare la cittadinanza e quelli che ci supportano, perché altrimenti non saremo qui a donare al reparto queste cose. E niente, quello che voglio dire è che noi in questo momento particolare siamo ancora più uniti, cerchiamo comunque di dare una mano concreta, perché penso che questo sia il bisogno di tutti oggi, no? Sta diventando un bisogno quello di essere o di accompagnare le istituzioni sanitarie a vedere se si esce da questo veramente terribile momento, che ci lascia anche un po' soli. Ecco. Ci trova impegnati a far fronte a una situazione che non credevamo mai di affrontare in una vita lavorativa. Ce la stiamo mettendo tutta. Sicuramente il fatto di avere vicino delle persone che ci dimostrano giornalmente, insomma, quanto la loro vicinanza, cioè, questo ci fa bene. Le donazioni sicuramente ci servono. Noi ci ha permesso di avere dispositivi di protezione individuali sempre, cioè non ci sono mai mancati, insomma, e questo ci permette, dato che siamo la categoria che insieme agli operatori sociosanitari siamo responsabili, appunto, dell'assistenza al paziente, siamo a stretto contatto giornalmente, quindi i dispositivi ci permettono di rendere la nostra assistenza sicuramente più sicura, perché ci dobbiamo volere un pochino bene anche per noi, perché se noi rimaniamo in salute, appunto, evitiamo il contagio, siamo in grado poi di garantire un'assistenza adeguata.